questi che preferiscono, insomma. No, io conosco pochissime persone. Per quanto riguarda la Valle Peligna, quindi la situazione che è nostra, di questa terra, voi avete qualche specifica richiesta da rivolgere al governo regionale? Ma il governo regionale lavora nel campo. Allora, se me le elencate oppure... Intanto l'accantonamento delle nuove prerogative dove ci si chiedono i contratti bilaterali alle aziende agricole, i pagamenti della PAC, i pagamenti dei PSR, i pagamenti in regola, che li facessero in regola. Dove l'abbattimento, no? L'abbattimento dei canoni irrigui, okay. Perché noi non possiamo risolvere debiti e danni fatti da altri. La sanità, se si sono fatti dei debiti loro, che se li risolvessero loro, a noi non ci riguarda. Non bastano i nostri lavori? Cosa vogliono da noi? Perché il settore agricolo già è agli estremi, quindi non ha più forza di rimanere indietro. Siamo stremati in tutte e per tutte. L'agricoltore sta qui, aspetterà delle risposte chiare dai politici. Se poi è una politica che vuole che l'agricoltura nelle varie zone va a morire, proprio scomparire, vuol dire che volere loro, però non è giusto. Okay. Dopo che oggi questo svincolo autostradale hanno condotto un'attività che ormai si protrae da generazioni. Perché ci si è creduti e ha fatto l'attività agricola con amore verso il proprio lavoro. Visto che oggi le fabbriche hanno chiuso tutte, non c'è più possibilità di lavoro per i giovani, non c'è più niente da fare. Allora io vi rivolgo anche una proposta di appello, rivolgetevi ai disoccupati della Valle Peligna e fateli venire qua. Ben volentieri. Certo. Noi lavoriamo per tutti, il nostro sciopero è di tutti, non è uno sciopero nostro, non è contro. Se chiaramente ci aiutano, se si abbattono loro, sarà chiaro tutti, che sarà per tutti. Okay. Minor costo della vita. La cosa più umiliante è quella che in queste circostanze non si vede mai un politico, mai. Li vediamo solo ed esclusivamente quando vengono a chiederci voti. Vengono a elemosinare, a approfittare della povera gente, noi ci rendiamo conto, siamo dei piccoli e abbiamo dei costi altissimi, perché comprare queste macchine hanno un costo. Oggi le aziende agricole non sono aziende agricole di una volta, oggi sono industrie, per cui noi diamo una mano all'industria di crescere e in grande stile, perché le attrezzature, come ripeto, costano e i politici non li vediamo mai. Ed è grave, 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 siamo stanchi di questa politica, degli stessi politici, siamo veramente stanchi. Okay.